Buongiornissimo, weekly vlog di fine gennaio e inizio febbraio. È andato a male. Divisa pronta. Ieri mi sono fatto un tampone perché vi giuro, cioè, avevo la gola in fiamme e oggi è la stessa cosa, infatti devo cercare di parlare il meno possibile. Che sale. Fanciulli, buongiorno. Allora, io sono tornata da lavoro, in realtà sono tornata un'oretta fa, adesso è l'una già. Sono tornata, cioè sono uscita a mezzogiorno, sono arrivata a mezzogiorno e mezza. Sto facendo il pranzo. Marco torna in realtà, da quello che mi ha detto, stacca alle 3. Allora, per pranzo oggi mi faccio questa zucca tagliata già a cubetti surgelata e questi cavolfiori gialli, cioè arancioni, ok? Che di solito li faccio bollire una decina di minuti e poi dopo li faccio rosolare, li farò rosolare qua tutti insieme e poi non so bene se mi faccio una pasta o una quinoa. In realtà sono abbastanza indecisa. Però, dato che comunque abbiamo proprio la pasta che dobbiamo finire, perché ci sono troppe cose cioè, tipo, troppe robe che tipo, che ne so, questa pasta qua, sono pochi grammi, se non si finiscono ora, quando cavolo li vogliamo finire, quindi penso che andrò a fare questi. E niente, cioè, voglio finire le robe sfuse perché veramente, cioè, siamo imbarazzanti, Marco, cioè, tralasciamo troppa roba, troppa. Volendo ci sarebbero anche questi qua piccolini, però boh, quasi quasi mi faccio queste farfalle aiuto integrali, vedete? Tadam. Sì, mi farò queste senza contarli. E poi quando arriva lui faccio un'altra pasta, boh, non lo so adesso cosa farò. Farò, però vediamo, perché lo divido in due e poi quando arriva lui magari se la vuole gli faccio una pasta. Allora, fanciulli, ho praticamente fatto rosolare zucca e cavolfiori. Qua in questo momento sto facendo andare la stessa acqua che ho utilizzato per i cavolfiori e così ci metto la pasta. Penso che verrà una porzione abbondante, però non importa, perché al massimo appunto faccio la schiscetta per Marco per domani. Vediamo adesso cosa avanza, perché magari mi mangio tutto. Ok, allora so che non è bella da vedere, ma giuro che ha un sapore delizioso. Ho messo il grana e niente, adesso mi faccio il piatto. Ma è buonissimo, veramente buono. C'è il mio pranzo un po' triste. In realtà è buonissimo, però vi giuro che è proprio buono, buono, buono. Dovevo finire quei benedetti broccoletti, non volevo mangiare solo i broccoletti, quindi ho aggiunto anche la zucca. Si è un po' sfaldata, però a me piace di più. Ta-da! Allora, oggi è martedì 25 e io niente, sono ancora a casa, cioè ho fatto colazione, tra virgolette, ho preso il caffè con Marco e adesso mi preparo perché poi vado a Milano. In realtà stamattina ero reperibile, però nessuno mi ha detto niente, quindi insomma, non lavoro. Però il pomeriggio ovviamente vado a lavorare a Milano. Volevo farmi i boccoli, dato che ho un po' di tempo stamattina, e mi faccio prima i boccoli, poi sistemo un po' casa e Madonna mia, che faccio? C'ho ancora il resto dell'eyeliner di ieri, che tristezza. Mi sistemo anche un po' la faccia. Che gioia, c'ho un brufolo qua, me ne sono accorta adesso. Non si vede da niente, però dal vivo
È terribile, meno male che c'ho la mascherina. E niente, poi ho deciso che monto un po' di roba, probabilmente mi porterò anche dietro il computer. Adesso vedo un attimo come regolarmi. Adesso assolutamente mi faccio sti benedetti capelli, mi faccio qualche boccolo solo perché sono stufa di vederli così lisci. Cioè, vedete. Tra l'altro vado ad utilizzare questo che voglio finire, che è un protettore per i capelli. E in realtà no, evito di spruzzarmelo addosso perché preferisco passarlo con le dita, o mi si appiccicano tutti i capelli. Dei miei, madonna, che capelli! La faccia che avevo fatto i boccoli stamattina. Sto chiedendo a mio papà di cambiarmi il telefono, perché questo in realtà è suo, ma è un jolly che i miei hanno qua in casa, dove io avevo il mio secondo numero. Però, dato che lui ha cambiato telefono e ha l'iPhone 12 mini, quindi gli ho chiesto l'iPhone SE che è piccolino, così lo utilizzo come secondo numero. Pranzetto rapido. Fanciulli, eccomi. Allora, io ho mangiato, in realtà poi mi sono un po' riposata, mi sono messa a guardare un po' di video, ho caricato il weekly vlog della seconda e terza settimana di gennaio online e niente, sono le 10, le 2 meno 10 e stavo guardando Beautiful, nel frattempo adesso c'è la pubblicità e vi volevo far vedere un pacchetto che mi è arrivato di recente. Ok, forse mi sa che così si vede leggermente meglio, però ci tenevo a farvi vedere queste cuffiette che mi sono state inviate dalla pagina Fakeness underscore Style qui su Instagram. Vi lascio il link, loro hanno i loro prodotti che li vendono direttamente nello stock di Amazon e vi metterò appunto tutti i vari link, potete trovare tutto insomma sotto nella descrizione. In realtà il pacco ovviamente mi è arrivato a Milano perché sapete che qua, insomma, nei dintorni di Monza, dimenticati da Dio, noi non abbiamo il custode, quindi comunque sia il pacco me lo lascerebbero qua sotto in mezzo alla strada, che se lo piglierebbe chiunque. Quindi di solito mi faccio arrivare i pacchi a Milano e io, già che vado 2 volte a settimana, vado a recuperare poi i pacchi. E comunque mi hanno inviato queste cuffiette. Io oggi devo andare a fare i tamponi per le 3:30, il mio turno inizia alle 4, contate che appunto sono le 2 adesso e sto aprendo questo pacchetto con voi. Allora, wow, il primo è questo qua con i teschiettini così, qua c'è anche il loro brand come potete vedere e wow, il tessuto è veramente veramente morbido, sembrano davvero fatti super super bene. Cioè, non c'è nessun difetto e la cosa che mi piace ancora di più è che si possono stringere così. Quindi penso che li utilizzerò assolutamente, comunque devo lavare i capelli stasera. E voglio utilizzarli assolutamente. E questo qui l'avevo già visto dal sito, è il mio preferito, infatti penso che utilizzerò questo. Vedete? Bello. Poi c'è anche questo con i dadini. Bellissimo. E poi infine c'è anche questo. Eccoli qua. Con le note musicali. Esteticamente quello che non mi piace, cioè proprio perché il colore non mi sta tanto bene il rosso e neanche la combo di colori su di me questa non è tanto bellina. Invece questi due mi piacciono tantissimo, cioè sono gusti ovviamente, però devo dire che le cover, buonanotte, che le cuffie sono fatte veramente molto bene. Voglio provarla con voi, così vi faccio anche vedere come sta su e se sta su. Vediamo. Sì, decisamente sì. Super super utile questa cosa del fatto che
si stringe dietro direttamente con l'elastico. Wow, no, vabbè. Sto male, bellissima. Bella, 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 vedete? Belle, veramente belle. E niente, quindi vi invito tantissimo ad andare a vedere la loro pagina e vi lascerò tutti i vari link nell'info box, sia della loro pagina Instagram che del link su Amazon. Ringrazio ancora tantissimo Francesco per questa collaborazione, per avermi omaggiato, insomma, delle loro cuffiette. Mi piacciono veramente tantissimo, il materiale è proprio di super qualità, morbidissimo. E niente, quindi sapete quanto io sia amante delle cuffiette, quindi finché ci saranno i tamponi tendenzialmente utilizzerò le cuffiette e oggi ho deciso che già una ne userò, quindi. Eccomi qua, io mi devo praticamente cambiare velocissimamente e ho le divise pulite, quindi mi metto le cose già direttamente prima di andare via. Sapete che io ogni tanto, scusatemi, c'è dietro la tavoletta del water aperta, e sapete che io ogni tanto faccio i tamponi e quindi praticamente, avendo le divise pulite, mi vesto direttamente. Oh, signore, scusatemi. C'è la videocamera che è stortissima ed è sopra un profumo di Marco, vi dico solo questo. Quindi mi vesto, mi lavo i denti e me ne vado. Tac, divisa pronta. E metto anche il mio maglione. Io sotto metto sempre qualcosa perché altrimenti crepo di freddo. Così almeno faccio le mie cose. Probabilmente porterò questo, che è il mio zainetto dove di solito metto in realtà le divise, ma non porto neanche la borsa perché così sono proprio più libera e tranquilla di non portarmi troppa roba, cioè non ho voglia neanche di portarmi le borse, eccetera. Però ovviamente mi devo almeno legare i capelli. Faccio schifus. Lavo i denti e andiamo. Questo me lo metto dopo. Ovviamente utilizzerò la cuffietta nuova che vi ho fatto vedere. Vediamo oggi come mi trovo. Spero bene. Sembra un arlecchino con tutti questi colori, però vabbè, facciamo finta di niente, tanto che mi deve vedere nessuno. Cioè, nel senso che tanto poi dopo metto il camice monouso. Comunque il fatto è che ultimamente mi stia rifacendo le sopracciglia con un po' di matita mi piace tantissimo perché mi dà un più di brio al viso. Cioè, non so, mi sembrava molto sciupato ultimamente, col fatto che non le mettevo, non le facevo neanche, cioè che non le ripassavo. Mi sembra di avere lo sguardo un po' più vivo. Metto un minuto di profumo. Tanto vabbè, stasera mi pare e vado. Allora, io sono uscita da lavoro numero uno. Adesso mangio, sono arrivata a Milano e scappo a lavoro numero due dopo mangiato. Che delirio oggi, che delirio. A parte i miei occhi, il mio trucco sbavato. Fanciulli, allora io sono qua dai miei e ho ancora un attimino di tempo per rilassarmi almeno un minimo perché mi devo ancora lavare i denti in realtà, però ho spacchettato il libro di Elena. Allora, Elena è una ragazza che io seguo da un bel po', devo essere sincera, io la seguo proprio assiduamente tutti i giorni su Instagram perché mi piacciono tantissimo i suoi video, i suoi reel, li trovo molto interattivi. Poi in realtà ogni volta imparo sempre qualcosa e quindi sono veramente super curiosa di vedere il suo libro, cioè di leggere il suo libro. E infatti ho deciso anche che insomma, che lo leggerò insieme a Marco, quindi dato che comunque sia lui con l'inglese. Però sono veramente veramente curiosa, ma proprio troppo troppo, quindi non vedo l'ora. Buongiorno, oggi è venerdì, aiuto, 28,
Non ce la posso fare, veramente. Cioè, non ce la posso fare. Ops. Giulia, allora, io sono uscita. Sto andando dal fornaio. Spero che si senta qualcosa, le cuffiette. Vediamo se mi ricordo la strada, io ancora qua mi perdo. Vabbè, imbarazzante. Voglio andare a prendere le pizzette da sto fornaio che è buonissimo, secondo me. Cioè, proprio buono buono. E niente. Tada! Col bottino. Niente. Sono passata, mi sono anche persa molto bene. Ma non ci posso credere. Vabbè, e niente. Vito. Buongiorno. Allora, io mi sono alzata adesso. Oddio. Non so neanche che ore siano. Aspettate un attimo. 8:22, molto bene, e niente, il sabato questo mese praticamente sono stata a casa perché a dicembre ero veramente, cioè, morta, perché lavoravo veramente troppo, i pomeriggi durante la settimana, mi sono presa questo mese un attimo di relax, perché tanto comunque a livello di fatturato non mi cambiava niente, quindi comunque il sabato ho deciso sto mese di tenermelo tranquillo, ecco. Mentre da settimana prossima, cioè da febbraio, lavorerò, ecco. In realtà devo fare un sacco di cose. Ma va? Allora, fanciulli, buongiorno. Oggi è mercoledì 2 e niente, insomma, io mi sto mangiando uno yogurt che ho preso all'allevamento qua dietro, insomma, dietro casa. E scusatemi, cioè, veramente questa settimana non ho praticamente quasi vloggato. Stamattina ho lavorato 2 ore e mezza, ma poi sono andata a fare 2 domicili e basta. Adesso sono tornata a casa. Ieri mi sono fatto un tampone perché vi giuro, cioè, avevo la gola in fiamme e oggi è la stessa cosa, infatti devo cercare di parlare il meno possibile. Ieri mi sono fatto un tampone perché vi giuro, cioè, avevo la gola in fiamme. Dopo, quando pranzo, che adesso fra poco torna Marco, mi prendo un Brufen perché ho la gola proprio in fiamme, però tampone negativo, quindi, cioè, febbre. Non ne ho, l'ho misurata anche stamattina. Fanciulli, allora, ho fatto andare la lavatrice perché appunto fra un po' torna Marco e volevo far vedere, adesso che sto un po' meglio, che ho spacchettato anche questo pacco del bucato di Adele. Allora, se mi seguite da un po' di tempo sapete che io anche quando stavo a casa dai miei, adesso vi faccio vedere, utilizzavo il bucato di Adele, ok? E vi faccio vedere i prodotti velocemente, se riesco. Voilà, questo qui è l'ammorbidente che mi sono presa. E poi invece questo qui, questa è la mia profumazione preferita. È muschio e loto, vi giuro che è una cosa assurda. È veramente, veramente buono, ma proprio tanto, tanto. E infatti sono super contenta. Mamma mia, perché emana un profumo assurdo, assurdo. E poi mi hanno regalato anche questo detersivo monodose. Comunque sono allucinata, nel senso che mi sento stanca, veramente stanca. Adesso voglio farmi anche una tisana, vediamo che cosa combino. E voglio sistemare però questo casino immenso che c'è, che non lo sopporto più vedere così, cioè... Mamma mia, veramente vi giuro, è una frustrazione vedere il caos in generale in casa per me. Poi, soprattutto perché oggi comunque avevo mezza giornata libera e potevo fare un sacco di cose, e invece mi sono dovuta fermare, perché purtroppo non sono stata bene, ecco. Sono indecisa se farmi un altro tampone, perché l'ho appena fatto, cioè l'ho fatto ieri. Capite che, boh, non so quanto senso abbia. In più, cioè, mi rendo proprio conto che è proprio, cioè, da malessere, perché ho preso proprio un freddo evento
la gola mi ha proprio, cioè, mi ha proprio preso in pieno, no? Quindi tendenzialmente io in questo periodo di solito mi ammalo sempre. E vi giuro, l'unica cosa che mi dà un po' fastidio è che secondo me c'ho un po' di asma, che faccio un po' fatica a respirare. Però, oh, ragazzi, il tampone è negativo. Boh, adesso vedo, magari poi stasera per sicurezza me ne faccio un altro. Però basta, cioè se passa negativa basta, nel senso non è che posso continuare a fare i tamponi. Cioè, non esiste solo il Covid. E però vi giuro, cioè poi vorrei lavarmi sti capelli, sono proprio disastrata. Comunque, mi faccio il caffè, mi sistemo qua. Cioè il caffè, buonanotte, il caffè no, perché mi irrita ancora di più la gola. Mi faccio la tisanina. Odio, io odio stare male. Poi c'è proprio una cosa che mi dà fastidio perché mi irrita. Mi rende proprio snervata, no? Vabbè. Fanciulli, buongiorno. Allora, oggi è venerdì 4 febbraio. Io sono già andata a lavoro, sono già tornata, sono passata in farmacia perché ho parlato con la mia dottoressa e perché appunto c'è, cioè, ho sta gola che comunque mi fa male. I tamponi sono sempre negativi. Se lo dovessi fare oggi sarebbe il quarto tampone di fila, ma mi sembra veramente esagerato, quindi lascio passare almeno un po' di giorni, ma lei stessa dice che comunque in questo periodo qua io purtroppo soffro sempre di bronchite asmatica dovuto anche all'allergia, e quindi mi spara un po' di aerosol, mi ha dato un po' di roba da prendere e mi ha detto: vedi un attimo, se peggiora ovviamente andiamo di antibiotico. Nonostante tutto io comunque lavoro lo stesso, perché tanto febbre non ne ho, è solo questo fastidio qua che ogni tanto mi vengono proprio le crisi di attacchi di tosse, che non è tanto bello da far sentire, insomma. Però a parte questo, tutto abbastanza bene. Devo prendere l'antistaminico assolutamente, perché poi, cioè, la mattina mi gocciola il naso, proprio dall'allergia. Buongiorno, allora io in realtà stamattina ho lavorato poco poco, per fortuna, meno male, perché ero in una sede dove non, cioè si fanno poche ore, mi è andata tra virgolette di culo, perché sennò non sarei mai andata a lavoro oggi, perché comunque sto weekend sono stata veramente veramente male. E Ieri mi sono fatto un tampone perché vi giuro, cioè, avevo la gola in fiamme. i tamponi sono sempre tutti negativi, infatti penso che non me li farò più perché ho il naso proprio distrutto, perché un tampone al giorno, cioè, secondo me è un po' anche too much, però comunque continuando lo stesso a lavorare perché non presentavo neanche febbre, eccetera, l'ho voluti fare. E mi sono presa adesso l'antibiotico, ho mangiato un panino, ma mamma mia, ho lo stomaco, cioè, pure il reflusso, perché, cioè, di notte mi sento proprio la bocca amara, acida, uno schifo assurdo. E adesso mi sparo l'aerosol. Domani ho tutta la giornata a Milano, vediamo se sopravvivo. Mi devo scarrozzare pure sto coso dell'aerosol, perché faccio mattino, poi stacco e vado a mangiare dai miei, così almeno mi riposo anche, faccio l'aerosol e poi ritorno a lavoro al pomeriggio. Non male. Comunque, cioè, con il motorino, sperando che non ci sia questo vento, perché vi giuro, cioè, prima ero in macchina, ho parcheggiato, mi sono spaventata. Ma veramente mi sono spaventata perché c'è stata tipo una sorta di tromba d'aria e io ero in macchina, la macchina ha iniziato a ballare fortissimo. Cioè, ho detto, ma adesso mi prende, mi si alza e mi sbatte. Però non sono uscita subito perché appunto poi mi sono imbacuccata tutta, cioè mi si vedevano solo gli occhi, sono corsa a casa. Per fortuna ho parcheggiato qua sotto. Allora, fanciulli, buongiorno. Io sto facendo il bucato, cioè in realtà mi manca la chiappa colore che dopo devo andare a recuperare assolutamente, ma nel frattempo infilo già le varie robe e nulla, insomma, cosa vi volevo dire, non mi ricordo più. Purtroppo, appunto, oggi è giovedì, no, venerdì, scusatemi, 11 e sostanzialmente io, come si dice, oggi dovevo lavorare, ma ovviamente non ho lavorato perché io da quando
purtroppo mi sono ammalata, non mi sono mai fermata. Mi sono fermata mercoledì elemosinando praticamente, cioè di stare a casa, perché semplicemente dovevo andare a farmi visitare, dovevo farmi sentire i bronchi, se ce li avevo puliti o meno, perché io comunque soffrendo spesso di bronchite asmatica volevo evitare, appunto, che ho detto magari adesso mi viene pure la broncopolmonite, cioè vabbè. Insomma, e poi ovviamente non mi sono mai fermata, quindi oggi e domani mi fermo, la voglio proprio sapere, e poi così almeno da lunedì il tempo che mi riprendo, insomma, almeno sto bene, e anche perché comunque questa tosse è abbastanza debilitante, perché ancora ce l'ho e va a momenti, quindi io sono sotto antibiotico, sotto cortisone e sotto puff. Sto prendendo il gastroprotettore, 250 cose perché ho pure il reflusso di notte, cioè la tosse è dovuta anche a quella, al reflusso. Ed è un mix di cose, insomma, veramente un mix di cose. Però vabbè, sono sopravvissuta, sopravviverò anche a questo, insomma. Quindi adesso devo finisco di caricare la lavatrice, preparo, eccetera, così metto solo il foglietto quando ritorno. E devo cambiare il disco orario, passo un attimo la Coop velocemente, cioè mi devo ovviamente cambiare, passo la Coop e prendo quello che devo prendere. In realtà non so neanche se passare alla Coop o passare proprio al cinese, tanto. Sempre acchiappacolori sono, ecco. Non lo so, devo vedere un attimo, però perché non ho tanta voglia di mettermi ad uscire, fare, se devo essere sincera. E invece oggi pomeriggio andiamo a vedere una casa, e cioè in realtà andiamo a rivedere la stessa casa, ok? Che tra l'altro oggi è pure grigissimo, cioè ci va di un c***o assurdo sempre a me e a Marco, veramente non ho parole, però vabbè. Cioè perché la prima volta che l'abbiamo vista era ormai sera, quindi era proprio calato già il buio, no? Invece adesso vedremo anche proprio tutto il panorama fuori, eccetera, una casa sopra sotto. E nulla, quindi questo è quanto. Io ho già fatto colazione, ho preso tutte le mie pastiglie che dovevo prendere. E niente, però, cioè, lo so che non sembra, ma credetemi, la tosse va già molto meglio, me la sento proprio più leggera, cioè per quanto possa essere leggera una tosse, ovviamente. Ragazzuoli, eccomi ritornata. Allora, sono andata un attimo a fare una spesa velocissima alla Coop, che ho preso l'ammorbidente per far partire la morbidente, l'acchiappacolore per far partire la lavatrice. Però sono passata anche dal nostro fornaio preferito. Ho preso cioè il pane normale. Poi vi faccio vedere perché mi sono già mangiata una pizzetta, non ce l'ho fatta ad aspettare Marco. Tanto fra un po' arriva, quindi, però per il resto devo aspettarlo. Ora ho preso questa focaccia qua, in realtà ho mangiato proprio un pezzettino piccolo, però è buonissima, tra l'altro appena fatta calda, la pizzetta questa qua è rimasta per Marco, se la vuole. Poi ho preso qua il pane, in realtà due panini che non so, volevo provare, vediamo, dopo vediamo. Anzi, fatemi chiudere qua, che se no poi sfuma tutto, anche questo. Così, faccio così e poi questa qui. Allora, questa qua è quella con la crescenza, che è buonissima, io l'adoro, è la mia preferita. Ho fatto un minimo di spesa, vabbè, in realtà, come si dice, l'altro giorno ho preso anche le lacrime artificiali a Marco. Queste qui sono il marchio dell'ottica scusatemi, della Coop. E allora ho preso tisana che ci sta finendo, ma in realtà mi sono dovuta arrangiare le uova che non avevamo, e yogurt e questo qui, le strisce depilatorie della Coop, che tanto, cioè in realtà una vale l'altra, per me è indifferente, ecco. Allora, io mi faccio questa tisana che mi aveva regalato la Edi quando era venuta qua da noi, insomma, per il mio compleanno. E aspetta, schiaffo qua dentro, tac, e via. Faticato, ho fatto andare l'aspirapolvere di là in camera e c'è il robottino. Ho fatto qua anche una passata con invece la nostra manuale e anche in bagno ho sistemato due robe.
Ma sono stremata. Vabbè.